Amici sportivi, buonasera, ed eccoci qui per il solito appuntamento settimanale e nella scaletta di questa sera del nostro redazionale di una settimana di sport e di spettacolo. Parleremo naturalmente di calcio, quindi poi manderemo in onda una intervista fatta con gli attori Stefano Satta Flores e Paola Quatrini ed in ultimo un tempo di una gara di basket. Ma veniamo al calcio e ai risultati di questa domenica. Brescia-Inter 0-0, Cagliari-Bologna 0-0, Catanzaro-Ascoli 2-0, continua la marcia della squadra di Bonici nelle posizioni alte della classifica, Fiorentina-Roma 1-1 ed era lo scontro clou della giornata, terminato con un equo pareggio, ci sono state due espulsioni e quindi una partita abbastanza nervosa. Poi Juventus-Pistoiese 4-1, Napoli-Torino 1-3 ed ecco una delle prime sorprese della giornata, un Torino che strapazza il Napoli, ma un Napoli ancora sotto shock per gli avvenimenti extracalcistici che hanno dovuto veramente subire con il sisma. Udinese-Avellino 5-4, udite 5-4, sembra una gara naturalmente più di Davis che non di calcio, ma farebbe piacere vedere spesso le reti. Ed in ultimo Como-Perugia 1-0. E veniamo naturalmente alla classifica che vede la Roma ancora in testa con 13 punti, seguita dall'Inter a 12. Quindi un gruppo di 5 squadre a 11 che comprende Juventus, Torino, Catanzaro, Cagliari e Fiorentina. Poi una triade, Napoli, Como ed Ascoli a 9 punti, Udinese 8, quindi Brescia e Pistoiese 7, Bologna 6, Perugia ed Avellino 4. Brescia e Napoli hanno disputato una gara in meno. E veniamo un po' al commento della gara Como-Perugia. Una gara nata sotto una cattiva stella. La settimana che precedeva appunto questo incontro abbiamo avuto l'infortunio di Cesare Butti e sappiamo quanto naturalmente sia indispensabile oggi all'economia del gioco questo ragazzo, per ovviamente, che è venuto a mancare all'improvviso. All'ultimo momento si è aggiunta anche naturalmente la rinuncia a Sergio Fortunato, che si era presentato con una febbre da cavallo e quindi è stato rimandato a casa. Aggiungiamo al tutto un viaggio disastroso che ha lasciato la comitiva lungo le strade padane per parecchio tempo, quindi con un pernottamento un pochino avventuroso e con un riposo, diciamo così, non sufficiente, non sono giustificazioni, sia chiaro, però tutto accumulato totalmente a quella tensione che già esiste per una classifica non certo brillante. Ed ecco il risultato di Como. E se vogliamo esaminare questa gara c'è da dire che quando ci si difende un po' troppo ad oltranza, come si è fatta nella gara d'oggi, si finisce con il commettere qualche errore. Quando ci si difende negli ultimi 16 metri, naturalmente la tensione è tanta e naturalmente i falli si accumulano e gira che ti rigira e viene fuori il rigore, come purtroppo è capitato. Se ci si difendesse qualche metro oltre naturalmente l'area di rigore, certi falli naturalmente potrebbero essere sopportati maggiormente, così vengono puniti con la massima punizione ed si deve perdere una partita che purtroppo, come quella di Firenze all'inizio del campionato, agli sgoccioli proprio della gara, 7 minuti, è stata veramente una randellata. Poi non c'è più il tempo sufficiente, necessario, non ci sono più nemmeno le forze a quel punto lì per poter reagire e recuperare, anche se c'è, scusate, se c'è una reazione istintiva e naturale. Sarebbe opportuno naturalmente giocare le proprie chance e tenere soggiogati ed in condizione gli avversari di stare allerta. Se gli si lascia troppo spazio, naturalmente la squadra avversaria si carica moralmente, si sente forte, occupa il centrocampo e continua un gioco naturalmente asfissiante che alla fine, vuoi per un errore, vuoi per un'autorete, vuoi per anche un tiro fortunoso, quando c'è una pressione continua e costante, capita di tutto e naturalmente è successo un calcio di rigore che, visto e rivisto, l'ho guardato bene più di una volta per vedere la tematica, era un rigore evitabilissimo, bastava un pochino più di concentrazione e meno tensione nervosa, si poteva evitare questo calcio di rigore. Ci auguriamo naturalmente che dalle prossime gare qualche cosa il tecnico modifichi, e oggi tante colpe non possiamo attribuirle perché era privo naturalmente di due elementi come Butti e Fortunato che potevano dare una spinta maggiore in fase offensiva, naturalmente poter concretizzare quel gioco che spesso il Perugia fa ma non riesce a tramutare in gol. Quindi abbiamo due gare in casa, ci attendono Roma e Napoli,
dobbiamo sfruttarle al massimo, non ci sono altre alternative, quindi bisogna proporre una squadra un pochino più offensiva. Non è certo un processo quello che sto facendo io a Olivieri, ma è una constatazione che quando ci si difende un pochino a oltranza c'è il rischio veramente di incappare in un incidente, chiamiamolo così, come quello del calcio di rigore. Quindi ci auguriamo che sia Butti che Fortunato domenica siano in campo per poter dare anche ai propri compagni quella tranquillità, perché è una realtà che Perugia non ha mai giocato con la stessa formazione, poi per squalifiche, poi per infortuni, poi per malattie, è stata una formazione sempre rimaneggiata e naturalmente così non c'è quell'amalgama necessaria, quell'assieme che occorrerebbe per studiare certi schemi che naturalmente vengono poi messi in pratica la domenica. La classifica purtroppo ci vede in fondo, però bisogna guardare un particolare. Non a caso le tre ultime squadre sono Bologna, Perugia ed Avellino, e cioè le tre squadre che sono partite con il grosso handicap. Non è facile scrollarselo di dosso, quindi basta una partita andata male, ti ritrovi subito nelle sabbie mobili. Per cui ecco, ora queste due gare interne possono consentire naturalmente quel salto nel centro di classifica, quindi con un morale diverso da quello che attualmente hanno i ragazzi. E c'è da dire, volendo sottilizzare, e ormai comincia ad essere un po' troppi i rigori che ci vengono dati contro, e purtroppo non abbiamo avuto nessuno a favore, forse noi con l'occhio un pochino fazioso del tifoso, vediamo ingiganditi naturalmente quelli che sono i rigori dati contro e vediamo naturalmente e indicandiamo anche quelli che non ci danno, però ecco, è una constatazione che i nostri falli naturalmente vengono visti con una chiarezza e con una prontezza, mentre quelli che ci abbiamo subito spesse volte sono passati, diremo fino ad oggi, sono passati senza essere stati puniti. Ed ora passiamo alle altre squadre umbre che naturalmente navigano nel semiprofessionismo. La Ternana purtroppo non ce l'ha fatta, Siracusa è stata sconfitta per 1-0. Quindi si ripropone il discorso della Ternana che abbiamo fatto già le settimane scorse, ormai bisogna lasciare nel cassetto i sogni di gloria e preparare naturalmente le basi per la prossima stagione. Il Città di Castello, dopo la splendida vittoria in casa, è andato a cogliere un punto veramente importantissimo a Lanciano. Silvano Grassi sta lavorando bene e i risultati cominciano a venire. Forza Castello, la strada buona per la salvezza è questa. Iglesias Angelana 2-1, ottima la gara dell'Angelana, ma non è andato oltre una onorevole sconfitta. Mentre continua il Foligno a dare grosse prestazioni, 2-0 una Viterbese che navigava nelle primissime posizioni, ripropongono il Foligno naturalmente alle alte vette della classifica, ma soprattutto lo ripropongono per la lotta al passaggio nella categoria superiore. E veniamo alla promozione umbra. Grifo Marcolo 2-2, Gubbio Nocera 0-1, Lama Elettro 0-1, Nuovo di Ferno Tavernelle 2-1, Todi Gualdo 0-0, questo era lo scontro clou della giornata, Redi e Bianca inviolate, quindi penso che tutti e due i tecnici siano rimasti soddisfatti, due formazioni naturalmente che vanno per la maggiore. Assisi Spoleto 2-0 e Narnese Iulia Spello 3-0, questo è il quadro naturalmente del campionato umbro. Ora mi fanno cenno che dobbiamo fare il solito break di informazioni economiche, quindi ci risentiremo tra qualche minuto. Mentre andava l'informazione economica, hanno telefonato alcuni sportivi, non c'era né astio né acredine nel loro commento. Ecco, sono un pochino preoccupati, sono in apprensione, mi hanno chiesto quasi accoratamente, Giovi, ma ce la faremo a uscire fuori? Ci salveremo? Io ancora credo a questa salvezza, ho sempre creduto e ci credo. E perché guardando la classifica in fin dei conti dall'inizio ad oggi si sono un po' accorciate le distanze, perché eravamo partiti con meno 5, quindi non è poi così drammatico il distacco, no, che ci divide da quelle squadre che dovremmo riagguantare, quindi tutto è possibile, ben inteso, ecco, rivedendo qualche cosa e soprattutto avendo a disposizione tutti gli elementi e incominciando naturalmente a fare il risultato pieno sin da domenica prossima e cogliendo naturalmente questi 4 punti che sono indispensabili, ci vorrà l'aiuto dei tifosi e quindi invito tutti gli sportivi naturalmente a dimenticare in questo momento polemiche, quello che ci sia, perché è un momento di stare vicino alla squadra, di far sentire il tifo, il calore. Queste due gare interne potrebbero dare quei 4 punti che potrebbero segnare veramente una svolta decisiva per la salvezza del Perugia. Ma adesso passiamo naturalmente ad altri
passiamo all'intervista fatta a Stefano Sattaflores. Sono 3 giorni che questi attori si trovano qui a Perugia, dove stanno recitando appunto al Teatro Morlacchi. Dai, proviamo. Sattaflores, oltre che essere l'interprete principale insieme con Paola Quattrini, è naturalmente anche l'autore di questa commedia in 2 atti che ha riscosso molto successo e che questa sera c'è l'ultima appunto serata. Ma sentiamo naturalmente l'intervista. Veniamo decisamente al commento. Stefano Sattaflores, questo nome di nobili origini, è un nome anagrafico o un nome d'arte? E già, io poi mi inventavo un nome d'arte e me lo inventavo Sattaflores, che nessuno riesce mai a dirlo giusto. Mi inventavo Rossi, Stefano Rossi, guardate com'era semplice dei bravi. No, è invece il mio nome di battesimo, quello che sta sulla patente. Ed è un nome effettivamente di origini, che ha origini nobiliari, perché pare che ci sia stata una baronia addirittura sicula, ma insomma non è. Viene dalla Sardegna, Satta e Sardo, Flores e Siciliano, però la famiglia mia siamo napoletani da 5 generazioni. Ho dei fratelli che prima si vergognavano molto di avere un altro fratello che si chiamava Sattaflores e faceva l'attore, invece adesso sono orgogliosi di avere un fratello che si chiama Sattaflores. No, sto scherzando. Sono invidiosi invece del successo di Sattaflores, ma ho dei fratelli molto più famosi di me comunque. Uno è più famoso di me, Sergio è molto più famoso di me, è più bello anche più di me. E comunque effettivamente è un cognome che, ripeto, all'inizio mi ha fatto molto faticare, perché tutti quanti, ancora adesso, diciamoci la verità, dico, lei è Sandaflora, Sandifoss, quello della televisione, scusi che non mi ricordo il nome, questo normalmente. Lei invece è bravissimo, perché ha detto Sattaflores proprio come si dice. Io mi sono un pochino così documentato, ho visto che mentre Satta è di origine puramente sarda, sì, ci sono degli illustri personaggi come Giovanni Statista, abbiamo Sebastiano che è uno storico, se non sbaglio, e un giurista. Invece i Flores sono di origine spagnola, ma li ritroviamo anche nell'America del Sud. Ci sono illustri personaggi. Io di quelli non rispondo, per lo più conosco quelli di siciliani, che m'hanno, con i quali bene o male siamo apparentati, nel senso che, ripeto, pare che ci sia stato un antico Satta che è partito dalla Sardegna, è passato dalla Sicilia, si è fatto valere con una baronessina del luogo, una certa Flores, si è presa la baronessina e la baronia, è diventato Sattaflores, è andato a Napoli e da quel momento in poi sono nati Sattaflores napoletani. Queste prime battute, Paola, viene fuori molto chiaro il carattere naturalmente simpatico questo verso di Stefano, e veniamo a Paola. Paola, in una intervista fatta qualche anno fa hai definito il pubblico borghese, il pubblico del teatro, un pubblico di così borghese, quindi con una prevalenza per il teatro, diremo così, di evasioni. Ecco, a distanza di tempo, io ho letto appunto in una intervista, a distanza di tempo io chiedo se questa opinione rimane ancora, non è che sia un'offesa per dire borghese ad un pubblico, cioè per la scelta attualmente che il pubblico fa di un certo tipo di teatro, avanguardia, di contestazione, di protesta, ecco, teatro di evasione mi pare che sia quello... No, di evasione, che cosa si intende evasione? Cioè io penso che... Teatro per carcerare. No, cioè teatro, evasione, cioè, appunto tutte queste definizioni, sì Stefano. No, non ci sono battute così tristi, altrimenti non viene più nessuno. No, ma io trovo che andare a teatro bisogna innanzitutto capire quello che uno vede, che il pubblico dovrebbe non... non male, e invece tante volte si usa andare a teatro per una moda così di sentire dei suoni, vedere delle cose strane, e si va a vedere anche attori che magari lanciano dei gridi o fanno dei gesti oppure fanno uno spettacolo completamente muti, quando magari questi non sanno neanche dire buongiorno o buonasera. Ecco, bisognerebbe innanzitutto saper dire il pranzo è servito e poi poter fare altro genere di spettacolo. A me piace fare spettacoli dove il pubblico si diverte, dove il pubblico comunque viene coinvolto, poi se riesco anche a farlo pensare, riflettere, a uscire con qualche cosa, arricchito di qualche cosa, comunque disteso, e questo mi sembra un bel successo. E quindi ecco, evasione, evidentemente si intende dire questo, un momento, un'ora in libertà, un'ora così in spensieratezza. Ecco, io vorrei porre un'altra domanda, mi pare che sia ormai chiuso un capitolo, cioè certi rituali di una... nobiltà, diciamolo così, di andare al teatro, mondanità direi, andare al teatro in abito scuro, quindi un pubblico eterogeneo, un pubblico omogeneo direi,
quindi compatto, uniforme. Oggi è un pubblico diverso, eterogeneo, quindi anche multicolore. Voi che avete vissuto da vicino questa esperienza, come avete accettato, Stefano, questo fatto? Ma io vorrei prima di tutto puntualizzare quello che ha detto Paola, scusa. Cioè, sono d'accordo con Paola che il rispetto per il pubblico impone a chi fa teatro di fare prima di tutto del teatro comprensibile, cioè che il pubblico lo possa comprendere. Se questo è teatro d'evasione, forse Paola allora dice che vuol fare il teatro d'evasione, ma secondo me questo non è teatro d'evasione, posto che teatro d'evasione è quello che dice lei, cioè teatro in cui il pubblico passa un'ora spensierata. Cercare di far divertire il pubblico non significa fargli passare un'ora spensierata, ma semmai si tratta di farlo divertire intelligentemente, che credo sia un'altra, più difficile, è un'altra cosa. Per quello che riguarda il pubblico, effettivamente, fortunatamente, il pubblico oggi a teatro non ci va più soltanto una certa classe, che definire borghese poi è anche un po' troppo generale, non dico generico ma generale, perché poi ormai la borghesia è diventata una fascia tale nella società italiana che è tutto, in certo senso siamo tutti borghesi, soltanto che una volta a teatro effettivamente i costi del teatro, l'apparato stesso del teatro respingeva talmente gli altri, per cui a teatro ci andava soltanto una certa classe sociale, che possiamo definire di borghesia alta, no? Per cui ci andavano con le toilette buone e via dicendo. E dato che bene o male il teatro era, ed è un fatto culturale, ecco che era respinto dalla mensa della cultura tutta una grossa fetta di pubblico. Oggi invece, per tutta una serie di fatti, per una politica teatrale impiantata su costi relativamente bassi, oggi un biglietto teatrale costa grosso modo quanto un biglietto cinematografico, più o meno, e anche perché il pubblico si è abituato a non lasciarsi più intimidire, diciamo, dai velluti rossi o dalle poltroncine, e anche perché poi si è abituati a fare teatro non soltanto nei teatri, ma anche in cinemateatri adattati, a riscoprire il teatro in altri luoghi. Ecco che a teatro ci viene anche un altro pubblico, cioè non soltanto un pubblico vestito bene, non soltanto un pubblico di una classe sociale elevata, ma anche un pubblico di giovani, un pubblico che, come dice lei, naturalmente non si veste col vestito buono, ma viene in pullover. Noi come abbiamo accettato questo cambiamento? Io spero che noi non l'abbiamo accettato, ma l'abbiamo promosso in tutti i modi, facendo un certo tipo di teatro e facendo anche un certo tipo di attività fuori dal teatro, abbiamo cercato di promuovere questo ricambio del pubblico, e devo dire che per esempio il nostro spettacolo, Paola credo che sia d'accordo con me, riceve i maggiori consensi proprio quando il pubblico è eterogeneo in questo senso, quando c'è una forte prevalenza di pubblico, diciamo, non abituale, un pubblico nuovo, un pubblico fatto di giovani, un pubblico fatto di lavoratori che si accostano al teatro per la prima volta. Questo è per quello che riguarda la composizione del pubblico, però vorrei anche aggiungere una piccola provocazione a questo punto. Certo, a teatro bisogna andarci come ci si sta, senza lasciarsi intimidire, quindi anche in jeans, se uno sta in jeans, oppure in pullover, se uno sta in pullover, non importa. Però io in questo momento credo anche nella bellezza del teatro come momento di riunione collettiva, come una festa collettiva. E allora forse ricordiamoci che non è l'andare alla festa col vestito buono, non è soltanto un fatto stupidamente mondano, ma può avere dei valori anche molto più antichi e molto più importanti. Ricordiamoci le feste una volta in cui si andava, in cui anche nei borghi medievali, nei paesi, i contadini si mettevano il vestito buono per andare alla loro festa. Era una maniera per impreziosire, per privilegiare la loro festa. Ecco, a me piacerebbe che il teatro avesse ancora questo valore di festa collettiva, per cui l'andare a teatro col vestito buono non significa mi metto il vestito buono altrimenti non mi fanno entrare, ma perché partecipo a una festa che è anche mia. Come si può non essere d'accordo con Stefano? No? Ecco, anche perché ha un'eloquenza, un convincimento, ecco. Ecco, mentre una volta il pubblico era conosciuto, si sapevano le reazioni, oggi ecco, diventa difficile inquadrare un po' una certa platea, quindi anche voi attori penso che vi rendiate conto, dopo naturalmente che la recita è stata effettuata, le risultanze di un successo o meno. Beh, questo effettivamente è difficile, proprio ieri sera parlavamo di questa prima a Perugia. Perché varia da pubblico a pubblico, varia da abitudini di pubblico a pubblico, ci sono pubblici... No, scusami, ma per esempio c'è un'abitudine di fare l'applauso durante lo spettacolo, no? A certe battute, a certe cose, e in molte piazze abbiamo avuto molti applausi durante la recita, in altre come ieri sera... C'è stato un gran silenzio, poi hanno applaudito molto alla fine, ma una specie anche di rispetto, forse di non voler disturbare, che in certi casi è anche giusto, anche se a noi attori fa piacere al momento giusto.
Però appunto è un fatto di abitudini, perciò non abbiamo mai molto non sentiamo mai il pubblico se gli è piaciuto. Sì, fino alla fine non ci rendiamo conto se è rimasto veramente soddisfatto o no. Almeno ieri sera avevamo questa sensazione durante lo spettacolo, perché c'era un silenzio, un'attenzione che poteva essere anche di grande considerazione, ma anche di dissenso. Di senso. Fortunatamente alla fine era. Perché è un pubblico che non si lascia influenzare dalla critica, ma vuole vedere di persona, vuole constatare di persona quello che è realmente lo spettacolo, e quindi è una parte di questa abbastanza lodevole verso il pubblico. Sì, e sarebbe interessante fare anche uno studio sociologico, ecco, mi riferisco ai sociologi o sociologhi che stanno a vedere in questo momento. Sarebbe interessante poter fare l'analisi di un comportamentale di una città attraverso le reazioni del pubblico a teatro, perché noi abbiamo avuto, conoscendo Paola specialmente, che fa teatro da tanti anni, chilometri di distanza, sì. una differenza enorme sia di idioma che di pensiero, Paola, che di cultura. Da tanti anni ormai conosce abbastanza bene tutti i pubblici d'Italia, lo può confermare. Noi neanche la variazione, per esempio, neanche la distinzione sud-nord, il sud è più caloroso, il nord meno, perché noi troviamo il pubblico a Reggio Calabria che è addirittura esplosivo e fa accoglienza incredibile. Magari a Catania sono assolutamente freddi, salvo poi alla fine invece essere molto contenti. Sono comportamenti che, ripeto, dato che rispecchiano probabilmente proprio un proprio modo di vivere, tutto di concepire certe cose. È interessante fare un parametro, un paragone fra quello che è quel tipo di società e quel tipo di reazione che ha teatro. Questo dovrebbe rimanere molto facile a voi. Ecco, un'altra domanda, visto che la conversazione viene spontanea, così sincera. Ecco, durante una recita può capitare spesso di dimenticare qualche battuta, ecco, come vi comportate, improvvisate, riuscite a recuperare il filo del discorso? A me è successo, a te è successo mai durante questa commedia? Non mi ricordo. L'altra sera io ho parlato delle stelline e poi non ti avevo dato più la battuta d'attacco. No. Ma sono momenti che il pubblico non si rende neanche conto, perché sono attimi. Per noi sono secoli, ma per il pubblico sono un'eternità, insomma. Secondi. E allora niente. Puoi dire anche una cosa qualsiasi, oppure puoi fare una pausa. A me mi è successo anche durante il monologo, così, che ho avuto questa lunga pausa con il pubblico attentissimo. Era un monologo abbastanza drammatico, teso, per cui pensavo in una pausa, una ricerca interiore di emozioni. In realtà ero disperata cercando la parola. C'è smarrimento in quei momenti? Beh sì, c'è smarrimento, poi no, per fortuna. Il vantaggio, credo, qui in questa commedia è che se c'è il vuoto di memoria, ci può essere sempre. Non la conosco, no? No, oltre che non conoscerla, quindi non posso sapere. C'è la possibilità di riprendersi anche forse con una battuta inventata, perché è un testo, mi sembra, talmente scritto, non devo dirlo io. Ecco, personale, ecco, infatti vorrei sapere, ecco, scritto così, appunto, ecco Stefano, quando c'è veramente di autobiografico in un testo del genere, perché direi che è un po' la vita di voi attori, praticamente. C'è molto di autobiografico, ma non soltanto di autobiografico, appunto mio, di Stefano Santaflores e di Paola Quattrini, che poverina poi era innocente. Ma chi vive nel mondo del spettacolo? Ma tutti gli attori, io direi. Ecco, non so se Paola è d'accordo. Solo degli attori, appunto, queste attese, perché sono due attori, lo diciamo magari per il pubblico che non è venuto, non è potuto venire, perché so che ci sono anche dei problemi per avere i biglietti, per venire a teatro, perché per fortuna qui a Perugia molta gente vuole andare a teatro, questo è molto bello. E noi facciamo 4 recite, credo che però non tutto il pubblico riesca a venire a vedere questo spettacolo. E sono due attori che si presentano in un palcoscenico vuoto e vanno lì per fare un provino, il provino di Irma la Dolce, che è una commedia musicale. Stranamente, se lei mi dovesse chiedere qual è un mio sogno, una mia aspirazione, una cosa che vorrei fare, e questo Stefano non lo sa, per me è anche un po' mago, è quello di fare Irma la Dolce, commedia musicale. Per cui quando ho letto il testo, anzi quando me l'ha letto su dei fogli sparsi, scritti malissimo, perché molto scombinato, eccetera, e quando ha letto questa cosa, di questa Giulia Nascimbeni che va lì per fare Irma la Dolce, mi ha fatto veramente venire la pelle d'oca, no? Dico, com'è possibile? Poi non solo, il monologo di Giulietta durante la cosa, perché lei è una che ha fatto Giulietta e allora fa il monologo di Giulietta, e anch'io, Stefano, ho studiato il monologo di Giulietta da bambina, ma questo lui non lo sapeva, per cui ci sono delle strane combinazioni.
Per cui queste attese, queste emozioni di dover fare questo, aspettano 2 ore questo regista che non arriva, che non si sa, intanto parlano, si scoprono, si amano, litigano, raccontano la loro vita, sempre con questa angoscia di voler fare questa cosa che per loro è importantissima, perché in fondo sono 2 poveri disgraziati che in cerca di successo. In cerca di successo. Lui è un buffone, uno che così allunga le mani, che dice le battute cretine, ma forse è il più disperato. Lei è cerca di nascondere dietro una maschera non sua. Sì, ecco. Sono 2 caratteri diversi. Ecco, Paola, recitare con un personaggio come Stefano, che un personaggio veramente versatile. Un'altra cosa un particolare di Stefano, è un uomo, un volto che non ha età. Lui può fare lo scolaro come potrebbe fare il... No, realmente non ha età Stefano, può fare lo scolaro come potrebbe fare per esempio il professore oppure il preside, per cui poi ecco, mi fa piacere quell'idea. Soprattutto ha una caratteristica Stefano, cioè sprigiona simpatia. È un personaggio che riesce a piacere a tutta una vasta platea, perché c'è un personaggio che piace ma a un tipo di pubblico, cinquantenne, ventenne, no, ma Stefano li raccoglie tutti, dal ragazzino fino all'anziano, è una realtà questa. Ecco, volevo dire, lavorare con un personaggio così, che può suscitare della ilarità nel momento del dialogo, come si fa a rimanere concentrati? No, Stefano, prima di essere una persona simpatica, di essere una persona molto umana, che è importantissimo, arrivederci, sì, te ne vai anche perché qui dobbiamo andare via, perché dobbiamo andare in scena, è un grande professionista, è una persona che è assolutamente rigoroso, attento, e non credo che lo sia soltanto perché ha scritto lui la commedia, credo che lo sia proprio per sua natura. Nell'animo. Nell'animo. E perciò, dato che io amo le persone così, lavorare con Stefano è un gran piacere. Ora, lui dirà la stessa cosa di no, me, ma io ne sono convinto, perché ecco, noi ci siamo, invece è lei che fa ridere in scena, questo l'ha convinto. È lei invece che mi fa ridere in infatti, scena. Infatti mi hanno detto che è una Paola Quadrini veramente insolita, che riesce a suscitare una ilarità comune. Io credo che dovremmo salutare, perché dobbiamo andarci a preparare se il pubblico vuol vedere. Io ho approfittato un po' troppo, ma ho visto che la conversazione scorreva così tranquilla e piacevole, che abbiamo approfittato qualche minuto in più. Posso fare un breve appello ai telespettatori? Prego. Questa è una trasmissione sportiva, vero? Sì. Allora, guardate meno sport e fate più sport. Grazie. Grazie Paola, buon lavoro. Grazie ciao. Stefano e buon lavoro. Arrivederci. Ciao. Allora la regia vi metterà in onda le immagini che si riferiscono appunto ad una gara di basket Serie C, quella che ha disputato la Silma Toti. Io a tutti auguro buon proseguimento e tutti buonasera. Dove è in corso di svolgimento da circa 15 minuti l'incontro di basket fra Silma Serramenti e Tuareg Firenze. Partita molto bella, molto ben giocata, il punteggio a 5-3 secondi adesso dalla fine, mentre il Todi è in possesso di palla, è 32-31 per i locali. Il Todi indossa una tenuta celeste, mentre di contro la squadra fiorentina è in tenuta bianca con calzoncini rossi. È una partita di importanza estrema per la decisione della pool, fondamentale addirittura per entrambe le squadre. In questa terza giornata di ritorno i fiorentini si giocano quasi tutte le loro speranze di entrare in pool C1. Hanno perduto 2 volte in casa e vinto 1 volta in trasferta. Se non sfruttano una delle 2 occasioni che ancora rimangono loro per vincere fuori, per loro la pool C1 sarà impossibile. Ancora una bella stoppata di Bartoli, avete visto, su Bufali, molto ben servito da Simoni. E i fiorentini infatti dimostrano con la loro eccellente prestazione fornita finora di essere decisi a tutto pur di vincere questa partita. Da parte sua il Todi non può assolutamente perdere in casa, altrimenti tutti i suoi sforzi per entrare in pool C1 sarebbero vanificati. Quindi immaginate la grande tensione, il grande nervosismo che aleggiava prima che iniziasse l'incontro. Poi la partita ha sbloccato tutti e, contrariamente a quanto era successo nel derby di domenica scorsa contro il Fratta, si è vista una bellissima partita. 2 squadre che hanno pensato più ad offendere che a difendere, forse questo è vero, ma comunque una partita ben giocata. In campo sta eseguendo i tiri liberi Simoni Maurizio,
Ha sbagliato il primo, ha sbagliato anche il secondo, cosa inconsueta per lui, due errori. Maurizio ha giocato molto bene come Valigi, che ha stroppato in questo momento un rimbalzo importante. Partita, come vedete, molto lottata e molto sofferta anche sotto il profilo agonistico. Bufali riceve, Curci è il numero 10, Valigi 7, poi vi daremo i quintetti, seguiamo questa azione, va al tiro e sbaglia. Corbucci conquista Bufali e segna. Per Bufali è il 12° punto, è il cannoniere della serata. Sono in campo per il Todi Valigi 7, Simoni 5, Bufali 15, Corbucci 12 e Curci 10. 3 punti per il Todi, massimo vantaggio dei Duterti. Sbaglia una palla, ingaggio il numero 5 Fiorentino, poi c'è un fallo di Bufali, è il primo fallo dell'esterno perugino. Rimessa per i Duterti, ripeto, eccovi il quintetto in campo in questo momento per i fiorentini: numero 5 Valenti, numero 7 Grazzini, 8 Gessi. Sbagliano ancora il tiro, buono il tapin e c'è fallo, buono il tapin del numero 11 Pecchioli e c'è anche un fallo su di lui commesso da Curci, che ha rilevato Quarelli, che ha avuto un bisticcio piuttosto pesante con il signor Giannotti di Perugia, che arbitra insieme a Briziarelli. Ora le due squadre sono in parità perché il numero 11 Pecchioli ha realizzato il suo terzo punto. In campo, da tenere in osservazione per gli ospiti, il numero 13 Bartoli, un lungo di grossa importanza. E c'è una palla ancora contesa, poi è il numero 4 Fiorentino che se ne impossessa, è Brogi. Bartoli, mentre l'altro elemento, dicevo, da tenere sotto osservazione è il numero 10 Rapisardi, un giocatore che ha militato anche in Serie A e che quest'anno ha giocato poco per un infortunio, ma che queste ultime partite è rientrato e sta giocando assai bene. Rapisardi ha avuto uno strepitoso 4 su 5 al tiro da fuori e 2 su 2 dalla lunetta, è in questo momento fuori perché non è al meglio dell'allenamento. Curci servito sotto, esce, poi va a tirare, sbaglia, conquista un bel rimbalzo Corbucci, sbaglia, ma è Valigi. Valigi un grandissimo protagonista della partita di questa sera. Valigi, Bufali e Simoni, direi, i tre giocatori che hanno sospinto il Todi in questo difficilissimo primo tempo. Ecco che il numero 11 cerca di servire in qualche modo, ma perde la palla Bartoli questa volta, poi c'è una palla contrastata e c'è una decisione arbitrale con fallo di Maurizio Simoni, che ha cercato di contrastare Brogi. 36-34, 2:22 dalla fine, giunge opportuno anche per noi questo time out chiesto a Lati per riordinare un pochino le idee. Dunque in campo ci sono, in tenuta bianca e calzoncini rossi per il Tuareg Firenze, il numero 13 Bartoli, il numero 4 Brogi, il numero 11 Pecchioli, il numero 5 Valenti e il numero 8 Gressi. Sono fuori dei protagonisti importanti di questo primo tempo, come il numero 7 Grazzini, 7 punti, e il numero 10 Rapisardi, 10 punti. Anche Incerbi ha fatto 4 punti con il numero 16, non è in campo. Per il Todi sono in campo, ripeto, Valigi 7, Corbucci 12, Bufali 15, Curci 10 e Simoni 5. Il tabellino del Todi dice Simoni 2 punti, Corbucci 7, Bufali 12, Valigi 11, Quarelli 4. Ha giocato a lungo nella parte iniziale della partita Quarelli, che appunto ha fatto 4 punti, è stato rilevato, ripeto, da Curci. Molta precisione anche nei tiri liberi, i fiorentini hanno sbagliato uno solo, mentre i Duterti ne hanno sbagliati 3. Ora c'è un tiro sbagliato dai fiorentini, in questo finale c'è qualche errore in più. Pensate che nella prima metà del primo tempo i fiorentini tenevano una media vicina all'80% al tiro da fuori. Ecco Simoni con la collaborazione di Bufali, zona, e ora c'è un fallo. Bufali sotto è stato stoppato in una maniera decisamente eccessiva da Bartoli e c'è il fallo.
e c'è il fallo a 1.57 della fine. Bufali va in lunetta ad effettuare i tiri. Il Todi ha utilizzato soltanto 6 giocatori, sbagliato il primo, ne ha ancora 2 a disposizione però Bufali, anche il terzo tiro, sbaglia anche il secondo, e questo è il quarto errore e il quinto errore dei Duderti dalla lunetta, cosa piuttosto inconsueta per loro. 2 errori per Simoni, 2 per Bufali e 1 per Valigi. I fiorentini possono ancora agganciare i rivali in questo finale. Ecco Bartali che va a tirare e sbaglia, prende un bel rimbalzo Curci questa volta, c'è fallo e ora Curci può andare in lunetta per un fallo del numero 8 Glessi. L'arbitraggio tutto sommato non è stato assolutamente così negativo come le proteste del pubblico avrebbero potuto lasciare intendere in questa prima fase di partita, anche se Giannotti in un paio di decisioni è apparso abbastanza provocatorio, direi, dati i precedenti che ci sono fra lui e la squadra Duterte, cioè i Duterti gli rimproverano un arbitraggio estremamente casalingo nel secondo tempo nel derby di Umbertide un paio di mesi fa. Ora Curci ha realizzato i 2 tiri e il Todi è incrementato in vantaggio, sono i primi 2 punti per Curci che va a 38, che porta il Silma Seramenti Basket, scusatemi, a 38. Ripeto, la polemica di cui si parlava, viene bel rimbalzo di Bufali, contropiede del Todi favorevole Simoni e c'è uno sfondo fischiato a Simoni, esatto, secondo la nostra valutazione. Simoni ha ritardato di un istante il passaggio, è comunque il primo errore di Maurizio in questa partita, che ha giocato veramente molto bene in tutta la prima parte del primo tempo e c'erano assai molte preoccupazioni su di lui, parecchie davvero, da parte di Lari, perché Maurizio era stato male quasi tutta la settimana, si era allenato poco, quindi si temeva molto sulla sua prestazione di questa sera. Prende, ruba un'altra palla a Curci, ha giocato bene in questo scorcio finale di tempo Curci. Bufali, Simoni, una zona aggressiva molto quella dei fiorentini, grosso errore di Bufali in questo finale, i Roderti hanno sbagliato assai. C'è un altro fischio di Giannotti che, ripetiamo, anche in questa occasione ci è parso preciso, però dobbiamo notare che c'è una costante, i falli che vengono attribuiti al Todi li fischia quasi tutti Giannotti e con una perspicacia e una precisione che fa ripensare alla polemica del prepartita, cioè Giannotti era stato accusato, ripeto, di essere particolarmente casalingo ad Umbertide, non solo, c'erano dei commenti post partita che avevano fatto accendere la polemica. Ora ha realizzato Brogi entrambi i tiri, molto precisi fiorentini dalla lunetta. Riprendiamo il discorso che riguarda il signor Giannotti, c'è stata una polemica. Giannotti sembra che avesse detto, e persone degne di fede l'hanno riportato puntualmente dopo l'incontro di Umbertide, sì, forse in quell'occasione avrò sbagliato nel finale, avrò danneggiato il Todi, ma tanto ai Duterti gli sta bene se hanno perso, perché sono tutti, poi vi lascio immaginare il seguito, la valutazione non era certo amichevole e questa considerazione era pesata assai nelle polemiche che sono seguite a questa partita. Ora, rivederselo questa sera, qualcuno aveva obiettato, non era stato molto d'accordo su questa designazione, e oggi forse il signor Giannotti, proprio per non voler sembrare un arbitro compensativo, sta arbitrando in maniera piuttosto protettiva verso gli ospiti. Comunque il punteggio è 38-36 per i locali. Vi ricordiamo anche che questa trasmissione è sponsorizzata dalla Cassa di Risparmio di Perugia. Simoni a 34 secondi da fine sta muovendo la palla con Valigi. Simoni cerca evidentemente di giocare l'ultima palla quasi al limite. Il Todi può tirare quando mancano 4 secondi alla fine. Ecco Bufali. Bufali perde la palla, riconquista Corbucci. No, stanno dicendo che c'è una palla perduta per 30 secondi.
altre proteste più o meno legittime, e poi va al tiro all'ultimo secondo e lo sbaglia, ma ora c'è un fallo. C'è un fallo fischiato ai Tuderti proprio allo scadere del tempo. Ora c'è la solita Manfrina al tavolo. Si tratta di stabilire se la sirena della fine è giunta prima o dopo che l'arbitro fischiasse il fallo. Ci sembra Curci. Polemizzano i fiorentini, che non sono molto d'accordo, ma sembra che il tavolo continui ad asserire che non ci sono i tiri liberi. Invece si effettuano i tiri. Quindi la polemica mi sembra fuori luogo. Realizzato il primo tiro del numero 14, si tratta di Mori. Sbagliato il secondo. Ancora un altro tiro, potrebbe finire 38 pari, non finisce. Ci sono 3 punti, quindi il primo tempo finisce 38 a 37 a favore del Silma Seramenti Basket Todi. Il Todi è il solito quintetto che ha giocato per quasi tutta la partita: Simoni 5, Valigi 7, Corbucci 12, Bufali 15 e Quarelli 11. Ora il tiro dalla grande distanza. È andato il numero 16 Fiorentino Incerbi, autore di 4 punti, e c'è il terzo fallo di Corbucci. Quindi saranno 3 tiri dalla lunetta, molto precisi i fiorentini dalla lunetta, peraltro anche bravi nel tiro da fuori, soprattutto nel primo tempo, a segno subito Incerbi. Hanno fallito la lunetta finora un solo tiro per Incerbi, che ha ancora un tiro, il tiro di recupero da effettuare. Dopo aver realizzato il primo e sbagliato il secondo, ha realizzato 5 punti finora. Ed ecco a segno il sesto. Vi dicevo, i fiorentini hanno sbagliato un solo tiro, soltanto un tiro dalla lunetta. Ora c'è un pressing ossessivo da parte dei fiorentini, che ormai non hanno più niente da perdere e giocano il tutto per tutto. Ed ecco che il Todi riesce a liberarsi, marcato Simoni dal numero 4 Bloggi. Simoni ha avuto una settimana difficilissima, si è allenato quasi mai per l'influenza, e ora a segno Quarelli, molto bravo. 14° punto per Luigi Quarelli, perché bisogna dire che se i protagonisti principali del Silma Seramenti sono stati Simoni, Bufali e Valigi, con 21 punti Valigi, 19 Bufali e 10 Simoni, ma con un grandissimo numero di assist. Ha sbagliato il tiro Quarelli, come avete visto, ripeto, Quarelli e Corbucci non è che siano stati a guardare. Per loro 14 punti per Quarelli e 11 per Corbucci, una percentuale senz'altro più che accettabile. Va al tiro il numero 13 Bartoli, molto bravo in difesa ma molto poco, molto non altrettanto bravo in attacco, solo 4 punti per lui. Ora, come vedete, la partita si è scaldata, è un finale caotico con palloni che i giocatori cercano di strapparsi l'un l'altro. Un finale che sul piano estetico non rispecchia certo la bella partita vista fino ad ora, ma c'è tutto l'agonismo e la rabbia di due squadre che devono vincere. Tira Bufali, sbaglia, riconquista un bel rimbalzo Incerbi, balla a contropiede Broggi va al tiro e segna. Sono 8 punti per Broggi, fra le due squadre ci sono proprio 8 punti. Eccola Simoni, cerca di liberarsi, fra l'altro ha il bonus la squadra ospite. Ecco Quarelli che sbaglia il tiro. È un momento difficile, c'è ora un fallo di Valigi su Bartoli. Come avete visto,
come avete visto, questo finale è rabbioso e ha poco a che vedere col classico gioco praticato dalle due squadre fino a questo momento, ma i fiorentini vogliono a tutti i costi cercare questo risultato e i Duderti devono difenderlo perché sanno che una sconfitta pregiudicherebbe tutta la stagione. Al tiro Bartoli, 5 punti per lui. I fiorentini continuano a essere precisissimi dalla lunetta. Se va a segno questo tiro sono 11 su 12. Ecco sì, infatti. 11 su 12, 1:45 ancora da giocare. Corbucci rimette la palla e c'è l'intenzionale di Broggi che cerca di non far giocare Simoni a tutti i costi. D'altra parte fa parte del gioco. Briziarelli, che è stato un altro grosso protagonista in positivo, direi, perché la partita non era certo di quelle facili, è confermato tutto il bene che si dice su di lui, ha pescato questo fallo intenzionale e Simoni va in lunetta. Simoni è stato poco preciso, l'unico neo di questa splendida partita di Maurizio è una scarsa precisione dalla lunetta. Ora però realizza i due tiri, 4 su 8 per lui dalla lunetta, e il Todi riconquista 8 punti, 79 a 71, 1:40 dalla fine. Va al tiro Broggi, i fiorentini vanno al tiro presto, Parigi riconquista il rimbalzo ed ecco il Todi in contropiede, c'è Bufali, Simoni non lo vede e va a segnare un magnifico canestro. 14 punti anche per Simoni, ecco Bartoli che va subito a replicare dalla parte opposta e segna. 1:20 dalla fine, sempre 8 punti fra le due squadre, partita vivacissima. Palla sprecata, 1:13 dalla fine, ancora al tiro sbagliato, riconquistano la palla i fiorentini con l'implacabile Valenti, stupendo questo giocatore dalla distanza, 18 punti per lui, molto bravo. Ora cercano di tenere la palla i Duderti. Vediamo che anche la panchina è in ebollizione, la panchina toscana, 44 secondi alla fine, vi ricordiamo intanto che questa trasmissione è sponsorizzata dalla Cassa Risparmio di Perugia, al tuo servizio dove vivi e lavori. A sei punti il vantaggio del Silma Seramenti Baschettodi. A 37 secondi dalla fine, ultimi spiccioli di questa partita nervosa ma molto molto bella, ripeto, è forse la migliore partita che si è vista, a parte questo scorcio finale, in tutto questa pool per i colori Duderti. Ora deve andare in lunetta, deve andare in lunetta Simoni, ci sono ancora contestazioni al tavolo. I fiorentini per tutto il secondo tempo hanno dimostrato evidente il nervosismo. Ora Simoni finalmente può andare in lunetta, 37 secondi da giocare, 6 punti il vantaggio del Todi. E Simoni realizza il suo quinto punto dalla lunetta, ma sono 15 i punti che il play Duderte ha messo a segno finora. Sbaglia il secondo, commette il suo quinto errore, ed è per lui credo quasi un record, ma poi recupera brillantemente questa splendida palla. Pretenderebbe la rimessa lui, non è così. Per l'arbitro la rimessa invece è per i fiorentini, vanno al tiro e c'è fallo di Parigi, netto questa volta su Bartoli. Va a tirare Bartoli, realizza il primo, 76 a 82, sono sempre 6 punti fra le due squadre, 30 secondi dalla fine. Sbaglia il secondo, ma c'è un tap-in, non è così. Bartoli ha realizzato il tiro libero, c'è probabilmente un sospetto di fallo. Simoni va a realizzare il suo 17° punto, 84 a 77, anche se il tabellone dice 82 a 77.
84 a 78, 6 punti fra le due squadre. Quarelli va al tiro e segna. Segna Quarelli, 14 punti per lui. E ora proprio al 86.